grazie a voi. Questa sera è venuto fuori tutto il carattere di questa squadra, non si è mai data per vinta, ha rimontato più volte, una bella risposta. Sì, una bella risposta su senz'altro su un campo non semplice, sapevamo, era la terza partita che facevamo in sei giorni, quindi sapevamo che avremmo potuto soffrire. Dopo un buon inizio abbiamo preso quell'1-2 che probabilmente avrebbe potuto stendere qualsiasi squadra, ma i ragazzi sono stati bravi a non disunirsi, abbiamo recuperato la partita, poi abbiamo commesso un'ingenuità sul rigore, poi abbiamo fatto tre pari, alla fine poi abbiamo creato un'altra situazione, l'Atalanta ce n'ha avuta una pure là, insomma penso che non si sia annoiato nessuno. Questa sera la conferma che il tuo rapporto con gli arbitri ultimamente non è dei migliori. Sì, no, penso che non avevo detto una parola, ho solo alzato una mano su quel fallo, insomma, sotto di me Errati mi ha allontanato dal campo, mi dispiace perché non avevo mai protestato, ero stato perfetto. Studio. Bernardo Corradi. Sì, ciao, sì, buonasera. Ciao Bernardo. Ho due curiosità, una tattica e una un po' più statistico-numerica. Ho visto all'inizio della partita Luis Alberto era spostato sull'auto di sinistra in fase di riconquista palla e ti volevo chiedere se l'hai fatto per costringere Masiella a una scelta, se decidere se andare a prenderlo alto o aspettare e fargli ricevere palla sui piedi. Poi dopo è ritornato nella sua zona di competenza, cioè dietro la prima punta è stato molto più incisivo. E poi ti leggo due numeri al volo: Napoli ha preso 11 reti, la Juve 14, l'Inter 13, la Roma 10. Voi che siete subito a ridosso ne avete preso un po' di più. È un problema perché hai avuto poco a disposizione la tua difesa titolare o lì ci vorrebbe qualcosa in più? Ma no, io penso per quanto riguarda i gol, sai, uno dei nostri difensori migliori, Wallace, non l'abbiamo mai potuto utilizzare se non le prime tre partite. Adesso sta rientrando, è ancora un po' in ritardo e penso che anche col suo rientro possiamo e dobbiamo fare meglio in fase difensiva. Poi per quanto riguarda Luis Alberto, lui è talmente un giocatore che si cerca la posizione in campo. Chiaramente gli avevamo detto di provarsi a allargare perché in quel caso, quando aveva la palla Atalanta, si sarebbe dovuto smorcare in quella zona perché poi Masiello sarebbe arrivato e avremmo trovato spazio, ma io penso che ha talmente tante qualità che anche da solo riesce a trovarsi la situazione in campo dove collocarsi. Milinkovic o Savic, oggi per lui altra doppietta, tanti osservatori dei più grandi club presenti lì allo stadio, dal Manchester United, c'era anche Paratici per quel che riguarda la Juventus. Secondo lei però oggi è uno dei più forti in quel ruolo, Milinkovic? Ma io insomma è da un po' di tempo lo dico, è un giocatore di 22 anni, un 95, che ha una qualità grandissima e a quella riesce ad abbinare una grandissima quantità, perché è un giocatore che riesce ad aiutarci anche in fase di non possesso, un giocatore completo che ha ancora ampi margini per la sua giovane età, però insomma sta dimostrando di essere un giocatore fortissimo in entrambe le fasi di gioco. Inzaghi, avete offerto un grande spettacolo sia voi della Lazio che l'Atalanta questa sera, come si dice di solito, uno spot per il calcio, però la classifica adesso sottolinea che siete a 5 punti dalla Roma. È stata una perdita di chance questo pareggio per voi, secondo lei, per questa corsa sfrenata delle prime 4 in classifica? Ma io penso di no, penso che l'Atalanta fino a questo punto, mi manca di vedere l'Inter e il Crotone, le ho viste tutte, penso che sia la squadra che mi ha impressionato di più per ritmo, per volume di gioco, per giocatori di qualità, insomma, infatti l'anno scorso non a caso è arrivata quarta, ha passato il turno in Europa League. Non dimentichiamo che l'Atalanta in classifica ha qualche punto di ritardo, ma sta giocando anche l'Europa League, quindi andare sotto tre volte e reagire su questo campo penso che non sia facile. Comunque penso che anche stasera abbiamo dimostrato che non molliamo, che nonostante tutto noi vogliamo giocarcela alla fine con le nostre armi e vogliamo rimanere attaccati nonostante tutto quello che ci può accadere a quel treno, perché ce lo siamo meritati, noi vogliamo rimanere ben stretto con le prime. Giusta considerazione. Intanto arrivano tante domande da casa per lei, Inzaghi. Francesco le chiede: quando tornerà a titolare in campionato Felipe Anderson? Felipe Anderson è già tornato titolare giovedì in Coppa Italia, oggi è entrato, mi ha soddisfatto perché
non era semplice rientrare in una partita così fisica, così agonistica, ma è stato bravo, si è fatto trovare. Poi adesso insomma avremo partite attaccate, avremo la partita di sabato col Crotone, poi giocheremo già martedì in Coppa Italia sicuramente una delle due partite. Felipe Anderson giocherà, sta aumentando, sta sempre meglio, è normale che adesso dopo tanti mesi abbia ancora un'autonomia limitata. Nel salutarla, per sdrammatizzare, dato che c'è qui Graziano Cesari, no? Che è il nostro guardiano del VAR e della legge, prima dell'inizio della partita ci ha fatto vedere le immagini di lei, Inzaghi e Gasperini allontanati nella partita dell'anno scorso. Può fare il fioretto la prossima con l'Atalanta, resto in campo fino alla fine? No, ma devo essere sincero che quest'anno non ho mai avuto un'espulsione, ho sempre avuto un comportamento impeccabile. Probabilmente il Rati nei miei confronti era un po' prevenuto, perché ho fatto 65 minuti a non protestare, perché penso che stesse arbitrando bene. Solo su quel fallo probabilmente sono entrato di 5 centimetri in campo e mi ha allontanato, poi mi ha curato sotto il tunnel, insomma mi ha curato bene. La prossima volta al ritorno starò attento con l'Atalanta. Da marcatore l'ha curato. No, ma è vero, non ha detto assolutamente nulla, perché ha fatto no con la bocca e con la mano sul provvedimento di Caterino Giallo per Atebo, e poi ha detto vai a vedere pure questa, vai al VAR a vedere pure questa, quindi non ha assolutamente insultato e non sei neanche uscito dal... No, ma mi dispiace, perché non ho mancato di rispetto a nessuno, insomma. È vero. Va bene. È vero. Allora, lo dice Graziano Cesari, assoluzione però, piena. Grazie. No, tutto fioretto. Grazie, buonasera a voi. Grazie, Simone Inzaghi. Questo è il nido delle aquile. Bene, 22:46, rientriamo al nido delle aquile, siamo su Radio Roma Futura. Ragazzi, dopo due collegamenti telefonici, adesso parliamo un po' degli avversari che andremo ad affrontare prossimamente, che sono il Crotone e la Fiorentina. Poi in attesa del match più impegnativo tra queste tre, che è esattamente contro l'Inter il 30 dicembre. Quindi entro la fine dell'anno abbiamo queste tre partite. E singolari come date quella col Crotone e quella con la Fiorentina, perché si gioca il 23 dicembre prima di Natale, il giorno di Santo Stefano, che è la Coppa Italia. Presumibilmente pure il comunicato che c'era... della Lazio dice orario da confermare, ore 21 orario da confermare, quindi l'orario di Lazio Fiorentina ancora non è certo, sicuro. Sono usciti i prezzi dei biglietti, che sono prezzi come quelli di Lazio Crotone, curva nord a 10 euro, come 10 euro stanno i distinti, tribuna Tevere pure 10 euro, e tribuna Tevere top a 35, Montemario a 50 e Donore Centrale Montemario 100 euro, quindi prezzi popolari pure per Lazio-Fiorentina, quindi la Lazio ce la sta mettendo tutta per riportare gente allo stadio, e soprattutto secondo me questi ragazzi per quello che stanno dando se lo meritano, quindi sì. Spero che per Lazio-Crotone ci sia una cornice di pubblico adeguata. Un bel regalo per la squadra. Sì, beh, diciamo che Lazio-Fiorentina, tra virgolette, non ci sarebbero nemmeno scuse, perché si presume che almeno per la maggior parte delle persone sia un giorno di festa, quindi comunque un giorno in cui non è un problema, poi a prescindere dall'orario che verrà stabilito per quanto riguarda la partita, però non dovrebbe essere un problema. Ma che sei matto, cioè devi trovare parcheggio, hai mangiato il panettone quindi stai pesante. Il problema del parcheggio, mi dispiace dirlo, però è un problema di sempre. I biglietti dove si comprano? anche online senza uscire di casa. Ma te pare facile a te andare allo stadio? Modo per parcheggio è facile. Te pare facile andare allo stadio? Io ripeto, non è tanto quanto il problema della pigrizia al tifoso della Lazio, quante partite sono, perché ora andiamo a vedere, cioè il primo anno dove sotto le feste ci sono tre partite, la Lazio le gioca praticamente tutte e tre in casa, cioè Lazio Torino, Lazio Cittadella, adesso Lazio Crotone, sì. Subito dopo Lazio Crotone c'è Lazio Fiorentina. Però a Lazio Torino non c'erano i tifosi della Lazio, cioè a parte noi abbonati, i biglietti non sono stati fatti perché arrivavamo a 19.000. No, è ok. Quindi se fosse il problema di comprare sempre il biglietto, in una c'è tanta gente, alle altre ce n'è di meno. Sì, ma sono allo stadio non ci stanno proprio. Sì, ma sono quattro partite in una settimana. Sceglietene una. Ma magari c'è chi sceglie. È quello il discorso. Poi per siamo 6 milioni a Roma.
6 milioni siamo arrivati, quindi numericamente, 5 sono da Roma, però insomma non è vero, saranno un paio numericamente, quindi siamo questi, mi stai dicendo? No, è il conti fatti. No, è il calcio in generale che secondo me sta portando sempre meno gente allo stadio, e la Lazio ancora di più ne risente rispetto agli altri, perché poi il tifoso da Lazio sia particolare, posso essere d'accordo con voi, ma che c'è un calo dell'affluenza della gente allo stadio, c'è in ogni squadra, a partire dall'Inter che fa il massimo delle presenze, a quello più scarso. Basta che guardi il Napoli, che comunque è una città. Appunto, è un'unica città, ha un'unica squadra, e lo stadio è comunque... Ma lo sai, è emblematico pure, stavo vedendo oggi lo stadium... Cioè, oggi rivedevo la partita di Juventus-Lazio, su certe riprese si vede la tribuna vuota di uno stadio che noi ci hanno sempre incensato come strapieno e stracolmo. Ci sono buchi anche allo stadium, che è uno stadio nuovo, 30.000, quanti sono, 40.000. Sì, però lì credo sia dovuto, perché comunque all'interno della tribuna non so cosa fanno poi durante l'intervallo, buffè, robe varie, quindi, e molte persone si intrattengono, però almeno quando, cioè, era pieno. No, cioè era sì, pieno. Però buchi li vediamo anche allo stadium. Stiamo a parlare dello stadio della Juve. Cioè, poi è vero, il laziale è pigro, ma è una tesi solo. No, ma secondo me tutto parte dal presupposto. Siamo troppo che... pochi allo stadio. Che lo dito? Non ci stanno questi presupposti. Dall'11 dall'11 al 26 gennaio, meno di 15 giorni, 4 partite. La gente, giustamente una volta fa il sacrificio, vedrai che magari c'è chi l'ha fatto, tanti lo faranno per Lazio Rodone perché è intelligente la promozione che è stata fatta. Perdonami Marco, Lazio Torino è una partita perché molto importante per la Lazio, euro. No? Ai fini della classifica, moltissimi motivi, rischiavi vincendo quella partita di arrivare... molto in alto in classifica, comunque non mi sembra che ci sia stata questa risposta da parte del pubblico. Ma è importante alla stessa maniera di Lazio Torino, Lazio Crotone, perché questa squadra merita un ringraziamento da parte di voi. Lazio Crotone è diventata importante per quello che è successo a Lazio Torino, ma prima di Lazio Torino non lo potevi sapere. Ma uguale, ma se uno deve scegliere una partita tra le due, forse sceglie Lazio Torino, no? Però no, come perché... presenze... Non è detto, nel senso, io pure, ma magari c'è il padre di famiglia che dice: se devo portare mio figlio, lo porto a una partita, che ne so, di sabato, no, a mezzogiorno e mezza. Quello che dici te è vero, ma non ce li portano proprio, perché i numeri sono sempre quelli. Però, a parte gli abbonati, sono pochissimi i biglietti venduti. E quelli, quindi, e quelli che si imbucano con le scuole calcio. Sì, per carità, però quindi, c'ha più senso... Discorso... Secondo me muore proprio alla base, perché non ci vengono proprio. Tu mi dici a una partita sì, sono venuti, a quella dopo magari c'è meno gente, invece c'è sempre poca gente. Perché comunque sia gli avvenimenti sono sempre più frequenti, quindi ci facciamo ancora più caso. Però ti ripeto Marco, sono avvenimenti da 10 euro. Anche se fosse Lazio Fiorentina, Lazio Crotone sono da 10 euro, Lazio Fiorentina è da 10 euro. Mi sembra che pure Lazio Torino forse era più basso. Ma la 20, no, 20, 20, 20, 20. Ma il problema, Cittadella pure era 5 ma il euro problema infatti non è cioè è proprio le partite sono tante, sono 4 in 10 giorni a dicembre, non si è mai visto. Secondo me, l'altro anno io mi ricordo ancora poi, perché lo vivo sulla mia pelle, derby, finale di Coppa Italia Juventus, anzi due derby, finale di Coppa, cioè la finale di Coppa, cioè è una spesa non da poco conto. Poi noi possiamo mettere pure il biglietto a un euro, vedrai che lo stadio non lo riempi comunque, perché il calcio è proprio trasformato, e gente che gli sta presso come facciamo noi ci sarà sempre di meno. Perché comunque sia c'è un disinnamoramento generale verso lo sport, non parlo della tifoseria. Sì. B, le condizioni, perché è una scemenza, però il parcheggio per noi non sarà mai una scusa, ma per uno che si deve avvicinare allo stadio una volta, la seconda già si è stancato. Ma ne ho sentite tante di persone che l'hanno detto, che non venivano più allo stadio per questo motivo. Se te hai un trasporto verso qualcosa, penso che vai oltre al problema del parcheggio. Quello è lo zoccolo duro, e con lo zoccolo duro ci sta sempre questa passione, che sei tifoso, sì, può essere scocciante trovare il parcheggio, però